Ben ritrovati alla liturgia del giorno 5 agosto 2020. Oggi è mercoledì della 18ª settimana del tempo ordinario e queste in alto a sinistra, le vedete, sono le letture che ci sono proposte dalla liturgia. Continuiamo la lettura del libro del profeta Geremia, in particolare del testo del libro della Consolazione, e continuiamo anche la lettura del capitolo quindicesimo del Vangelo di Matteo. Prima lettura ci fa approdare al capitolo 31esimo del profeta Geremia. Un testo ormai molto importante, ascolteremo le famose parole della nuova alleanza all'interno di questo testo, ma qui abbiamo un oracolo di salvezza molto molto importante e vediamo come lo si articola. Prima di tutto, trovare grazia. Ecco, questo termine che viene utilizzato nell'oracolo, così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada, ci fa comprendere due cose. Da una parte, il pericolo estremo, la spada, come segno di minaccia, di morte estremamente seria, e poi, grazia nel deserto, e quindi in un luogo anche che rievoca molte cose, molte tradizioni anche del passaggio verso la terra promessa, dall'uscita dall'Egitto, ma in un luogo propizio per l'incontro con Dio. Un altro elemento che troviamo è quello del popolo scampato, come dicevo. C'è stato dunque un giudizio che si è abbattuto su questo popolo e che lo ha decimato, che lo ha riportato a una realtà concreta e nello stesso tempo anche per certi versi estremamente drammatica. Ma il Signore ha aperto la via della pace. Israele si avvia a una dimora di pace. Ecco allora che, dopo aver detto quale sia l'orientamento e anche in parte il destino di questo popolo, in questa seconda parte, vediamo le motivazioni. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. E quindi il fondamento di questo orientamento, questo avvio verso una dimora di pace, non sarà tanto in qualcosa che il popolo ha fatto, ma nella stessa natura di Dio e nel tipo di relazione che ha voluto instaurare col suo popolo, un amore eterno, per questo ti sono fedele. In Ezechiele la riflessione sarà ancora più portata agli estremi, radicale. Ezechiele più volte ripeterà, consegnando l'oracolo del Signore, per amore del mio nome, io sono rimasto fedele. Cioè, per la tua cattiveria, la tua infedeltà non ha cambiato la mia natura. Ecco, e quindi se possibile siamo su quella linea, in Ezechiele sarà ancora più radicale, qui meno, ma il principio evidentemente è il medesimo. E infine la salvezza. La salvezza per un resto. Questa salvezza viene indicata con tutti gli elementi di estrema fecondità. Ti edificherò di nuovo, Vergine di Israele, Betulà Israele, tra l'altro, cioè promessa sposa del suo Signore. E poi ci sono i festeggiamenti dei nuziali, prenderai i tuoi tamburelli, danzando tra la gente in festa, e ancora pianterai vigne sulle colline di Samaria, dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno, e quindi questo ciclo vitale che sarà assicurato e custodito dal Signore. Ecco allora il senso della lode. Saliamo a Sion, andiamo al Signore, il nostro Dio. E alla fine dice: il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele. Ora, questo termine, che è un termine di origine militaresca, indica qualcosa di non bellissimo, e cioè indica che dopo una battaglia, ciò che viene contato come resto, ecco, i sopravvissuti, i reduci, ecco, ma allo stesso modo si abbatterà il giudizio sul popolo, allo stesso modo, ma Dio per quel resto donerà ancora un percorso di speranza.
E quindi è tanto reale il giudizio storico quanto è reale la promessa fondata su quell'amore eterno. Che significa? Non significa che andrà tutto bene o andrà sempre bene a seconda di quello che pensiamo e comunque a prescindere da come ci comporteremo, tutt'altro. Diciamo che dobbiamo imparare a fondare il nostro agire, le nostre speranze sull'unico che veramente può far andare bene la nostra vita, e cioè il Signore. Il testo del Salmo oggi non è proposto, ma viene continuata la lettura del testo di Geremia, che, diciamo così, ci aiuta a comprendere meglio il significato di quello che dicevamo prima. Prima di tutto, l'opera della sua salvezza è definita come radunare il gregge. E quindi, se il giudizio è stato un'opera di dispersione, ecco che la salvezza sarà un riordinare e custodirlo come un pastore il suo gregge. E ancora, la salvezza è descritta come liberare dalle mani di uno più forte di lui. Quindi pensate l'angoscia di chi si è trovato in una situazione che era decisamente più grande, ma che ha trovato con l'aiuto di Dio uno scampo a una situazione mortale. E infine, bellissima questa cosa, cambierò il loro lutto in gioia, li renderò felici, senza afflizione. Vedete, questo è un pleonasmo, cioè non servirebbe aggiungere senza afflizioni, ma è bellissima questa cosa, cioè una felicità, felici felici, eh? Una felicità senza limiti, senza freni. E questa sarà la vera, la Nachama Adonai, cioè la consolazione del Signore. Dovremmo pensare che il Signore spesse volte è dalla nostra parte per renderci felici, pieni. Certo, alle volte il modo con il quale noi concepiamo la nostra felicità probabilmente non ci aiuta ad essere felici, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Vediamo adesso il Vangelo che ci è riservato per oggi. È un testo, un incontro molto molto particolare e significativo, diciamo così, con questa donna. Ascoltiamo il Vangelo e poi naturalmente lo commentiamo insieme. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: "Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio." Ma egli non le rivolse nessuna parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: "Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando." Egli rispose: "Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele." Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: "Signore, aiutami." Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini." "È vero, Signore," disse la donna, "eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni." Allora Gesù le replicò: "Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri." E da quell'istante sua figlia fu guarita. Vediamo dunque questo testo del Vangelo e questo incontro con questa donna. Noi ormai abbiamo una certa compiutezza del capitolo quindicesimo, abbiamo visto ieri le discussioni sulle questioni che nascono dall'interpretazione della tradizione e anche le risposte di Gesù, le rispostacce di Gesù, sono ciechi e guide di ciechi. E si capisce che c'è anche un certo diverbio, una certa frattura, diciamo così, con i suoi stessi apostoli. Adesso incontra questa donna in una zona pagana, Tiro e Sidone, e la donna è cananea. Gesù non le rivolge una parola. La domanda che ella fa è: "Pietà di me, figlio di Davide." Lo confessa Messia, quindi una donna straniera che lo riconosce come il Messia, e gli chiede pietà, e non per lei ma per sua figlia, ma Gesù non le rivolge una parola.
è stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Il Vangelo di Dio è per il popolo a cui era stato promesso, anche se questo popolo, abbiamo visto, lo sta rifiutando con tutte le sue forze. Ancora non è arrivato il tempo della passione e resurrezione di Gesù affinché il Vangelo, nel suo compimento, possa essere annunciato a tutte le genti. E quindi, però, in virtù di che cosa? Della fede. Questa donna accetta quest'ordine e quindi dice: dammi gli avanzi, mi basteranno gli avanzi. Allora Gesù le replica: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E quindi in questa fede Gesù anticipa quello che sarà poi per tutte le genti, perché il Vangelo sarà per ogni creatura. In questo momento però no, ancora si deve compiere questo passaggio, ma la fede lo anticipa. Donna, grande la tua fede. Dovremmo chiederci proprio oggi questa cosa che è duplice. Da una parte il Signore le sue grazie ce le vorrebbe concedere subito, anche con copiosa abbondanza. Alle volte ci manca proprio la fede, perché lo spazio dell'opera di Dio possa compiersi dentro di noi. D'altronde, se mancandoci la fede, potremmo mettere in pericolo anche la nostra stessa vita, perché potremmo attribuire a noi meriti che non abbiamo e metterci in guai molto più grandi. Il Signore aspetta solo una nostra disposizione d'animo, una nostra disposizione di vita che sia pronta a essere guidata dalla sua grazia. Preghiamo questa donna sirofenicia. Lei ci potrà insegnare da dove prendere le risorse per indirizzare a Gesù le nostre richieste e la nostra vita. Sicuramente impareremo molto meglio quale sia la dialettica e il dialogo della fede. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.